casa! Che tiembla la casa! Tiembla la casa! ¡Que la inflación! Aparece el problema de la desigualdad. No porque el capitalismo es desigual. Buah. L'uomo che avete appena visto si chiama Javier Milei ed è probabilmente il futuro presidente dell'Argentina, anzi, a seconda di quando starete guardando questo video, potrebbe già esserlo diventato. Paladino del liberalismo sfrenato, Milei propone di tagliare al massimo la spesa pubblica, rendere legale il traffico di organi. Non potrei pensarlo con un mercato. Perché non posso decidere sobre mi corpo? Haya algo che lo lleve a tomar esa decisión. La desesperación, Javier. El hambre, o lo che sea. Ho appena finito di editare il podcast Storie di Geopolitica proprio su Milei. Questo è l'episodio. Se volete andatevelo ad ascoltare, così c'è un quadro un po' più completo su chi è questo Milei. E abolire la banca centrale di Buenos Aires. Hacer volare il banco centrale. Diego, hacer volare il banco centrale che significa? Eliminarlo. Eliminarlo. Esiste algún país desarrollado que no tenga banco central? Che dire, lascio a voi i commenti. Però sicuramente l'Argentina ha una lunga storia di amore e odio con un fenomeno poco piacevole, la bancarotta. Tant'è che neanche io riesco a immaginarmi un'Argentina senza bancarotte ormai. Uno Stato dichiara bancarotta o default quando non è in grado di ripagare i debiti che ha contratto per finanziare le proprie politiche. All'Argentina è capitato per ben 9 volte, di cui 3 soltanto negli ultimi 20 anni. Pertanto i governi di Buenos Aires hanno ricorso in 22 occasioni ai prestiti del Fondo Monetario Internazionale. Vi basti pensare che l'Argentina deve all'FMI ancora quasi 50 miliardi di dollari, cioè un terzo di tutto il denaro attualmente prestato dal fondo a livello mondiale. E che volete che sia? Noccioline. Attualmente l'inflazione in Argentina galoppa alla mostruosa cifra del 124%, con il peso, la moneta nazionale, che non vale quasi più nulla. Per fare un paragone, in Italia l'inflazione oscilla tra il 5 e il 6%. Per ora! A causa dell'aumento dei prezzi e della conseguente perdita di potere d'acquisto, quasi il 40% degli argentini vive al di sotto della soglia di povertà. Com'è possibile che l'Argentina sia messa così male? Beh, c'è da dire che, storicamente, la sua economia è stata piuttosto altalenante. Parliamo di uno Stato che agli inizi del Novecento figurava tra i più ricchi del globo e il suo reddito pro capite pareggiava quello di Svizzera, Francia e Germania. Cosa aveva di tanto speciale l'Argentina? La risposta è semplice. Terra. Tanta terra. A partire dal XVI secolo, i coloni spagnoli si stanziarono negli sconfinati, largamente disabitati e soprattutto fertili territori delle Pampas, le grandi pianure, con al seguito il loro bestiame. Qui i coloni presero a stabilire le cosiddette estancias, cioè delle protoaziende agricole. Terminata l'epoca coloniale nel 1816, terra e bestiame rimasero nelle mani dei discendenti degli estancieros. Tant'è che nei decenni successivi la carne ovina e bovina avrebbe rappresentato un'importante fetta delle esportazioni argentine. Per quella carne andavano matti gli inglesi, altro che fish and chips. Affrancatisi dal dominio spagnolo e desiderosi di sviluppare l'economia nazionale, i primi presidenti argentini individuarono nella Corona di Londra il loro partner commerciale preferito e, per dimostrare il loro affetto, elaborarono delle concessioni quantomeno generose. In primis, il Regno Unito poté sfruttare le risorse naturali del paese ed esportare i propri beni, come i prodotti tessili, in Argentina senza alcuna restrizione. Inoltre, ai britannici fu concesso il controllo totale sul porto di Buenos Aires e sulla neonata Banca Centrale Argentina. Ora, affinché il meccanismo funzionasse, occorreva che l'Argentina migliorasse scali portuali, città, sistemi idrici, insomma, infrastrutture. Infervorato dalla smania liberale, nel 1824 il governo argentino chiese in prestito 570.000 sterline inglesi all'istituto creditizio londinese Barings Bank. Al di là del tasso di interesse da usura, che portava la cifra da restituire a 1 milione di sterline, le importazioni dall'Inghilterra superarono di gran lunga le esportazioni nazionali di carne e nel 1827 Buenos Aires fu incapace di ripagare il suo debito. Prima bancarotta a poco più di 10 anni dalla dichiarazione di indipendenza, chi ben comincia. Il debito venne corrisposto, ma passati 40 anni l'Argentina richiese nuovi prestiti per finanziare 2 guerre. Una combattuta in Paraguay al fianco di Brasile e Uruguay, l'altra per conquistare la Patagonia, al tempo ancora abitata da popolazioni native. Inizialmente l'allargamento dei confini verso sud giocò in favore delle casse statali. Con nuove terre fertili disponibili, nel 1876 l'Argentina spalancò le proprie porte ai migranti europei e nel 1882 mise in vendita gli appezzamenti a prezzi stracciati, 20 centesimi a ettaro.
Grazie alle nuove opportunità nel mondo dell'agricoltura e dell'allevamento, entro il 1898 Buenos Aires avrebbe venduto più di 6 milioni di ettari. Ah, dimenticavo, tra quei migranti c'eravamo soprattutto noi italiani. Secondo le stime, ben 2 milioni di nostri connazionali hanno cercato fortuna in terra albiceleste, con il 60% dell'attuale popolazione argentina che vanterebbe una qualche discendenza italica. Vi basti pensare ai cognomi dei tre argentini più famosi qui nel bel paese: Messi, Maradona e Bergoglio, e Milei con la sua motosega. In ogni caso potete immaginare che la produzione di carne e prodotti agricoli subì un boom spaventoso. Gli investitori britannici, tra tutti ancora una volta la Barings Bank, si dedicarono non solo a potenziare il sistema ferroviario argentino, ma anche a creare impianti di confezionamento della carne nelle aree costiere. In questo modo la carne avrebbe potuto viaggiare più facilmente dalle Pampas verso Buenos Aires e da lì venir congelata e venduta in tutto il Commonwealth. Forse sto per farvi crollare un mito, ma il famoso Black Angus, che tanto decantiamo come specie argentina per eccellenza, in realtà deriva dall'Aberdeen Angus, una specie bovina di origini scozzesi che è stata importata in Argentina per la prima volta nel 1879. Fatto sta che l'accordo era piuttosto semplice: io inglese ti presto i soldi e tu, governo argentino, costruisci le infrastrutture, una situazione win-win. Ma nessuno sembrava essersi accorto di un problema enorme, lo stesso che aveva portato al default del 1827. A causa dell'eccessiva dipendenza da Londra, l'Argentina non aveva ancora sviluppato un proprio settore industriale. Difatti lo Stato si sorreggeva sulle importazioni inglesi, soprattutto di carbone, prodotti tessili e macchinari per lavorare la terra. A un certo punto, i pagamenti in oro per quei beni sorpassarono i profitti generati dall'esportazione della carne. E nel 1890 Buenos Aires si mostrò insolvente, senza riserve auree, e quindi dichiarò la sua seconda bancarotta. E questo è quello che succede a investire affidandosi a un'unica fonte di reddito, in questo caso, per esempio, l'esportazione di carne, senza però operare una significativa diversificazione, senza neanche sviluppare altre industrie. Questo principio non vale soltanto per gli stati, ma anche per i nostri grandi o piccoli investimenti personali. Se io investissi tutti i miei risparmi nel mercato della carne argentina e per qualche motivo diventassimo tutti indù, per cui le mucche sono sacre e guai toccarle, ecco che sarei fregato. Se invece tenessi i miei risparmi fermi sul conto corrente con l'inflazione al 5% dopo 5 anni, avrei perso il 22% dei miei risparmi e dopo 10 anni avrei addirittura perso il 39% di quanto ho messo da parte. Pertanto è bene sempre diversificare i propri investimenti. E come si diversificano gli investimenti? Con Scalable Capital, lo sponsor che ha permesso la realizzazione di questo video. Con Scalable, broker tedesco sicuro e regolamentato, non serve essere milionari né esperti di finanza per poter iniziare a investire ed avere un portafoglio diversificato. Sull'app di Scalable, infatti, potrete acquistare in sicurezza azioni, ETF e fondi e comporre così il vostro portafoglio personalizzato e analizzarlo individuando rischi e opportunità per diversificare al meglio i vostri investimenti. Basta registrarvi gratuitamente con il vostro documento d'identità e sarete in grado di partire con la creazione del vostro portafoglio. Molto semplicemente cercate l'azione o l'ETF a cui siete interessati, lo acquistate e il gioco è fatto. Ovviamente potete rivendere tutto quando meglio credete, senza nessun vincolo e con costi che sono meno di un decimo delle principali banche, così almeno i rendimenti ve li tenete per voi e non li vedete erosi dalle commissioni. Per sfruttare tutti i vantaggi di Scalable vi basta cliccare sul link che trovate in descrizione e selezionare il piano Prime Plus, con cui costruire un piano di accumulo a partire anche da soltanto un euro, analizzare il vostro portafoglio in maniera approfondita e ricevere sui soldi che chiaramente non volete investire un interesse annuo del 2,6%, altro che Barings Bank con i suoi tassi da usura. Tornando però alla nostra Argentina, nei primi decenni del Novecento i presidenti capirono finalmente di doverla attuare questa diversificazione. In una quindicina di anni di austerity e riduzione delle importazioni, il governo sostenne la nascita del settore manifatturiero nazionale, gli allevatori riconvertirono lentamente le proprie estancias all'agricoltura, i posti di lavoro aumentarono, i redditi nazionali crebbero e alcuni abitanti delle città poterono arrivare a permettersi persino delle automobili. I problemi, quelli veri, cominciarono ad arrivare con la Seconda Guerra Mondiale. La mancanza di importazioni dal Regno Unito e la relativa crisi economica causarono disoccupazione, povertà e rivolte sia nelle campagne che nelle aree urbane. Le derivanti tensioni politiche portarono un gruppo di ufficiali, nel 1943, a compiere un golpe decisivo. Difatti, tra di loro c'era colui che è ritenuto il motivo dell'attuale collasso economico dell'Argentina, il peccatore originale, Juan Domingo Perón. Cosa avrà fatto quest'uomo? Beh,
Posso dirvi che Perón è lo spartiacque umano della storia argentina. Ammiratore di Benito Mussolini, estimatore delle politiche keynesiane, corporativista, nazionalista e socialista convinto, una volta eletto presidente nel 1946, Perón attuò una serie di misure mai viste sul suolo argentino. Nazionalizzò le industrie e avviò un piano quinquennale, migliorò le condizioni di vita dei cittadini tramite politiche assistenzialiste e, per estromettere la decennale influenza britannica in Argentina, impose inizialmente un blocco delle importazioni, isolando così il paese dal mercato globale. Nei suoi quasi 10 anni di governo, Perón assurse a dio dell'Argentina, dispensatore di benessere amato dalla classe operaia. Nel tempo, il cosiddetto peronismo è diventato quasi una religione. Dai sostenitori del libero mercato è considerato alla stregua del satanismo ed è ancora oggi una delle ideologie politiche che va per la maggiore in Argentina, anche se si è scisso in diverse correnti. Si definisce peronista di centrosinistra Sergio Massa, ministro delle finanze uscente sfidante di Javier Milei per il seggio presidenziale. Il presidente uscente, Alberto Fernandez, fa parte del Partito Justicialista, fondato ai tempi dello stesso Perón. Si riconobbero come peronisti progressisti Néstor Kirchner e Cristina Kirchner, marito e moglie, che hanno guidato il paese uno dopo l'altro dal 2003 al 2015. E su questi due, le critiche e gli scandali si sono sprecati nel corso degli anni. In qualunque modo venga declinato, il peronismo fa leva su due architravi economiche, spesa pubblica e semiprotezionismo. Da un lato, i governi peronisti hanno sempre fatto attenzione a implementare sussidi e programmi di welfare per rendere più accessibili beni e servizi di prima necessità. Ad esempio, lo Stato eroga aiuti per i trasporti pubblici e procede a calmierare i prezzi dell'energia. Dall'altra parte, Buenos Aires ha spesso fatto affidamento sulla svalutazione sul controllo del tasso di cambio del peso argentino e sull'aumento dei dazi sulle importazioni. Svalutare una moneta incentiva le esportazioni perché riduce i prezzi dei beni interni in moneta estera. Se accompagnata a sussidi e limitazioni alle importazioni, questa mossa mira a contenere l'inflazione. Per i sostenitori del libero mercato, tuttavia, si tratta di politiche deleterie, con effetti opposti a quelli che vi ho appena citato. Limitare le importazioni significa allontanare eventuali investitori esteri e svalutare la moneta vuol dire erodere il potere di acquisto. Queste scelte, combinate a un'elevata spesa pubblica, spingono lo Stato a indebitarsi, stampare più moneta per ripagare i debiti, generando così inflazione e infine portandolo alla bancarotta. Non a caso l'Argentina ha dichiarato la sua terza bancarotta nel 1951, con Perón al comando, e la quarta nel 1956, un anno dopo che il caudillo era stato deposto da un colpo di Stato. Eppure all'epoca i successori di Perón procedettero sulla via dei dazi doganali e della svalutazione. Da un lato l'Argentina andò incontro a uno sviluppo economico in stile paese occidentale, con società del consumo e con computer annessi, dall'altro canto però lo Stato si indebitò sempre di più e i salari si ridussero sensibilmente. Così, in piena crisi economica, nel 73, Juan Perón fu eletto nuovamente presidente e scelse di coprire il debito pubblico stampando più moneta. La conseguenza? Inflazione galoppante, anzi, supersonica. Nel 74 Perón giunse a miglior vita e 2 anni più tardi una giunta militare conquistò il potere in un momento in cui l'inflazione ormai aveva raggiunto, e vi giuro che non scherzo, il 5000%. Allorché, interessata a risanare l'economia, la giunta scelse come ministro delle finanze il super liberista José Alfredo Martínez de Hoz. In controtendenza a quanto fatto fino a quel momento, lui abolì i dazi sulle importazioni. In primo luogo, la libertà de precios, la eliminación de los controles de precios. Privatizzò le aziende e rivalutò il peso. La libertà del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. In 2 anni l'inflazione scese al di sotto del 100%. Una delle principali cause dell'inflazione, si bien non la unica, era il deficit del presupuesto nazionale e su finanziazione per via dell'emissione monetaria. Oh via, finalmente un po' di libero mercato a salvare la situazione. Se ciaone! A causa di questo brusco cambio di rotta, le industrie locali, castrate dal peronismo economico, non riuscirono affatto a rivaleggiare con le esportazioni dall'estero e furono costrette a licenziare o persino a chiudere i battenti. La giunta si vide allora obbligata a investire nel settore pubblico e quindi a indebitarsi. Come se non bastasse, i militari si impelagarono in un bel conflitto militare con il Regno Unito per il controllo delle isole Falkland. L'inflazione schizzò al 1000% e il debito balzò da 8 a 45 miliardi di dollari. Nell'82 l'Argentina dichiarò la sua quinta bancarotta. Da quel momento in poi l'economia dell'Argentina cominciò a viaggiare come una montagna russa che vuole schiantarsi deliberatamente contro un muro. YOLO!
Raul Alfonsín, nuovo presidente democraticamente eletto, tentò per 6 anni, tra parentesi 6 anni di crisi e dimezzamento dei salari, di raggiungere un accordo con l'FMI per un prestito salvifico. Entonces nosotros le hemos dicho al fondo que de ninguna manera vamos a aceptar esto que llaman ajuste de la economía, que significa que bajemos los salarios reales. Il patto saltò e nell'89 con il 3000% di inflazione, via di sesta bancarotta. L'accordo allora venne siglato dal suo successore, il capellone Carlos Menem. Da liberale degno del suo nome, Menem mantenne bassi i dazi sulle importazioni, privatizzò ferrovie, linee aeree, telecomunicazioni e industria pesante ed eliminò qualsiasi limite agli investimenti dall'estero. In aggiunta, nel 91 il ministro delle finanze, tale Domingo Cavallo, equiparò il valore del peso a quello del dollaro statunitense, in modo tale che la banca centrale argentina non potesse stampare più moneta di quanta ne fosse presente nelle sue riserve in dollari. Il peso, che a partir del 1° de enero valdrà igual che il dollar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. In altre parole, il rischio che l'inflazione crescesse era pari a zero e gli argentini cominciarono a usare i dollari anche per fare la spesa. E attenzione, la crescita ripartì in pompa magna, il piano piacque parecchio all'FMI e negli anni 90 l'Argentina conobbe forse il suo miglior momento dal punto di vista economico, perlomeno negli ultimi decenni. E Buenos Aires, dal rispetto con la propria tradizione, che cosa fece? Continuò a indebitarsi. Nel 97 il debito salì al 300% del PIL, cifra preoccupante, ma fin tanto che il PIL avesse continuato a crescere non ci sarebbero stati problemi nel restituire i prestiti. Quando si opera però in un mercato globale bisogna mettere in conto anche quello che succede agli altri. Tra il 97 e il 99 le economie di Messico e Brasile, entrambi partner commerciali cruciali per l'Argentina, entrarono in crisi e le esportazioni subirono una brusca frenata. Con il paese in recessione, Menem tagliò la spesa pubblica dal momento che non poteva svalutare il peso ancorato per legge al valore del dollaro. La domanda interna quindi si contrasse, i tassi di povertà salirono al 30% e Buenos Aires ebbe difficoltà a saldare i suoi debiti mostruosi. E così, con la coda tra le gambe, il governo dovette ricorrere per l'ennesima volta all'FMI. A invocarne l'aiuto nel 2000 fu il successore di Menem, Fernando de la Rúa. Nostro paese vive ore difficili che mostrano la culminazione di un largo processo di deterioro. L'FMI accettò, a patto che l'Argentina tagliasse la spesa pubblica e aumentasse le tasse. Fu una richiesta impossibile da soddisfare per via della crisi economica già in atto e nel 2001 il Fondo Monetario ritirò il prestito. Tutto andò a rotoli e cotolette argentine. Vedendosela brutta, i cittadini argentini cominciarono a spedire il loro denaro all'estero. Come ultima mossa disperata, De la Rúa congelò i conti bancari. Di lì a poco scoppiarono proteste in tutto il paese e il 21 dicembre De la Rúa fu costretto a fuggire dal paese. Nell'ultima settimana del 2001 l'Argentina dichiarò la settima e più grande bancarotta della sua storia. Mancavano da ripagare ben 132 miliardi di dollari. Fu un'ecatombe istituzionale, con 4 presidenti che si succedettero nell'arco di meno di 2 anni. Pensate che l'Argentina non si è ancora ripresa da questo shock. Abolita la convertibilità con il dollaro, dal 2003 al 2015 Néstor e Cristina Kirchner hanno risollevato momentaneamente il paese grazie alla svalutazione del peso e ai sussidi statali. E l'Argentina si è trasformata in un gigante agricolo. Ad oggi è tra le prime 10 nazioni al mondo per produzione agricola ed è il terzo esportatore di soia. La soia da sola costituisce un quarto delle esportazioni nazionali. Sul perché questo legume sia così importante non preoccupatevi, ci faremo un video ad hoc. Con i Kirchner comunque l'inflazione tornò a correre e come se non bastasse si verificò uno spiacevole quanto particolare inconveniente. Nel 2005 e nel 2010 i Kirchner avviarono una cosiddetta ristrutturazione del debito. In parole povere misero nuovi titoli di Stato scontati, cioè con rendimenti inferiori, da restituire in tempistiche più lunghe, offrendoli ai creditori in sostituzione dei debiti insoluti del 2001. Tuttavia, il 7% dei creditori, guidati dal fondo di investimento americano Elliott, rifiutò, volendo indietro i prestiti con gli interessi pattuiti, e trascinò l'Argentina in tribunale. Nel 2014 la Corte Suprema degli Stati Uniti condannò Buenos Aires a ripagare 1,33 miliardi di dollari di debito. Non avendolo a disposizione, l'Argentina dichiarò tecnicamente bancarotta, l'ottava di sempre. In confronto ai default precedenti, 1 miliardo di dollari di ammanco può sembrare una bazzeccola. Eppure tanto basta per far fallire uno Stato, soprattutto se i governanti non sono trasparenti e soprattutto sono corrotti. In patria, il tandem Néstor-Cristina Kirchner è ben noto per diversi scandali di corruzione. Uno dei più famosi ha coinvolto tale Guido Wilson, un imprenditore con doppio passaporto americano e venezuelano,
venezuelano che nel 2007, mentre Néstor Kirchner era presidente, atterrò in Argentina con $800,000 in contanti ben nascosti nella sua valigia. Chi llevaba esa maleta con $800,000 en el aeropuerto en Buenos Aires cuando fue confiscado este dinero? Bueno, la maleta, quedó claro que la maleta no era mía, ni yo sabía que la maleta existía. Il caso è caduto in prescrizione nel 2015, ma secondo gli inquirenti, quei soldi sarebbero serviti per finanziare la campagna elettorale di Cristina Kirchner. Per di più, nel 2022 quest'ultima è stata accusata di aver concesso appalti pubblici per un bel miliardo di dollari, sotto tangenti. I miei complimenti, madame. Sul finire del 2015, Cristina Kirchner passò il testimone al liberale Mauricio Macri. Macri abolì i sussidi, promosse il mercato libero, ponendo addirittura fine al populismo, secondo l'Economist. D'altro canto, il presidente contrasse nuovi grandi debiti per finanziare lo sviluppo del paese e per scacciare via l'annosa inflazione, contraendo, tra l'altro, il più grande prestito mai concesso dal Fondo Monetario Internazionale, cioè $57 miliardi. Poi si sono messi di mezzo anche il coronavirus e la recessione globale. Ricordate? Il mondo iperglobalizzato dove basta lo starnuto di una farfalla nelle Filippine per causare uno tsunami iperinflazionistico nei Caraibi? Era quello il detto, vero? Nel maggio del 2020, il neoeletto Alberto Fernandez non è riuscito a trovare un accordo con 5 fondi di investimento che chiedevano indietro $500 milioni. E così, puff, non ho bancarotta. Perché un governo sta per occuparsi di voi? Infatti il timore è quello, Alberto, non preoccuparti. Comunque, in Argentina stanno provando a metterci una pezza per evitare un decimo default, che per inciso non è in termini di se, ma di quando. Da buon ministro delle finanze, Sergio Massa si è inventato 14 inusuali svalutazioni per settore, mirate a rimpinguare le casse dello Stato. Abbiamo il soia dollaro, per favorire le esportazioni del legume e aumentare le riserve valutarie argentine in dollari, così da ripagare più agevolmente i creditori. Poi c'è il Qatar dollaro, nome scelto in seguito all'esodo di argentini in visita a Doha per i mondiali del 2022. In pratica, se un argentino viaggia all'estero e utilizza carte di credito per spendere più di $300 in un mese, pagherà delle commissioni più alte. Infine è comparso il Coldplay dollaro in occasione di una serie di 10 concerti che i Coldplay hanno tenuto in tutta l'Argentina l'anno scorso. Semplicemente gli organizzatori di concerti devono versare un 30% di tasse in più quando pagano gli artisti in dollari. Di conseguenza i costi dei biglietti sono lievitati. Follie economiche come queste sono legate purtroppo ad altre due criticità che affliggono l'Argentina. Prima criticità, la corruzione parassitaria che riduce la fiducia dei cittadini e anche degli investitori stranieri. Considerata per tutto l'Ottocento una delle nazioni più corrotte al mondo, tra il 1930 e il 1943 l'Argentina visse nel suo cosiddetto decennio infame, fatto di brogli elettorali e assassini politici. In questo periodo la CADE, acronimo di Compagnia Hispano-Argentina dell'Elettricità, corruppe i funzionari governativi per ottenere il monopolio dell'energia elettrica. Questa azienda fu poi l'unica a non venir nazionalizzata da Juan Perón, poiché aveva finanziato la sua campagna elettorale. Casualità, direte voi. Venendo invece a un caso più recente, escluse le marachelle dei Kirchner, Menem e il ministro Cavallo sono stati condannati per contrabbando illegale di armi e di munizioni in Ecuador e Croazia, mentre il solo Menem avrebbe tenuto sotto scacco giustizia e forze di polizia sotto pagamento di denaro durante il suo mandato presidenziale. Seconda criticità, i lunghi periodi di instabilità politica che hanno fatto singhiozzare lo sviluppo del paese. Il Novecento argentino è stato attraversato da colpi di Stato, cambi di governo, di repressione violenta delle opposizioni. L'ora più buia, l'Argentina l'ha sicuramente vissuta sotto la guida della giunta militare di Jorge Rafael Videla, tra il 76 e l'83, epoca tristemente nota per il fenomeno dei desaparecidos, cioè più di 30.000 persone che sono state rapite, torturate e fatte scomparire letteralmente nel nulla. Vi consiglio questo mio libro per capire il funzionamento perverso di una dittatura. Si tratta di un momento chiave per l'Argentina, di una tragedia che riguarda da vicino anche noi italiani, e ne parleremo meglio sul canale a dicembre. Tornando alla questione bancarotte, vorrei concludere lasciandovi con una frase attribuita a Simon Kuznets, premio Nobel per l'economia nel 71. Esistono 4 tipi di economie: sviluppate, sottosviluppate, Giappone e Argentina. Non si capisce perché il Giappone sia ricco, così come non si capisce perché l'Argentina non lo sia. L'Argentina sarebbe un vero e proprio paradosso. Con una popolazione relativamente limitata per un territorio vasto e ricco di risorse naturali, avrebbe avuto tutte le carte in regola per arrivare ai livelli di benessere di nazioni come Canada e Australia. Eppure la sua economia è un disastro. Porque siempre va a faltar la victoria definitiva mientras haya un pobre en la patria. Esto lo tenemos muy claro. Nuestra prioridad será lograr un país donde cada día haya más
igualdad de oportunidades, en el que no haya argentinos que pasen hambre. Decimos ser el país que produce alimentos para 400 millones de personas y no podemos alimentar a 15 millones de personas nuestras que están en situación de pobreza. Insomma, di chi è la colpa? Dell'intervento statale? Del semiprotezionismo peronista? Delle sue svalutazioni? Oppure del liberismo sfrenato e della deregolamentazione? Beh, farei prima a dirvi chi è nato prima tra la gallina e l'uovo. Ma nel caso dell'Argentina la sensazione è che qualsiasi mossa noi facciamo possa rivelarsi allo stesso tempo quella giusta, ma anche quella errata. E quindi non mi resta soltanto che dirvi per aspera. O meglio, che dire all'Argentina per aspera. Per aspera Argentina.